momento storico per la città di Alghero, che le due organi di parità appena costituiti, nel primo anno della loro costituzione, abbiano messo su una serie di manifestazioni, grazie a tutte le associazioni presenti in città, su un argomento così importante e di grande rilevanza e di grande sensibilità. Dal 25 novembre, dalle 8:30 del 25 novembre, sino al giorno 2 di dicembre, Alghero pullulerà di iniziative a favore contro la violenza sulle donne. Il primo appuntamento, abbiamo detto, lapidato con il foglio bianco, la raccolta di frasi contro la violenza. Il pomeriggio del 25 l'associazione La Rete delle Donne allestirà la mostra presente per tutta la settimana alla Torre di San Giovanni. La mostra si intitola Ho detto no, con un reading di poesie e di prosa. Il mercoledì ci sarà un film al quartè alle 18:30 organizzato dalla società umanitaria. Giovedì ancora un impegno con il labirinto nella presentazione di un libro contro la violenza sulle donne nella sala Raffersari, e subito dopo nel quartiere Santa Maria La Palma, che ci ha onorato di partecipare anche loro a questa manifestazione, un'altra proiezione di film. Venerdì Betrenova con l'ospite, la presidente del centro d'ascolto di uomini maltrattanti in Sardegna, la dottoressa Malesa, con un evento sugli uomini maltrattanti. Sabato la conclusione con con l'evento sulla conciliazione vita e lavoro, dove sarà presente la consigliera di parità nazionale, la dottoressa Francesca Magni Cipriani. Si inizierà alle 17 e si concluderà alle 20 con un reading musicale a cura di Chiara Murru e Angela Colombido.